Salve a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. Siamo dunque qua per la seconda parte del nostro racconto. Allora, nella prima parte abbiamo visto il lavoro dell'ancora sullo scappamento e sul bilanciere. Inoltre abbiamo approfondito anche alcune proprietà proprio del bilanciere. Oggi vogliamo completare il discorso, quindi finiamo il racconto sul bilanciere e sulla spirale e poi vogliamo anche vedere il lavoro che la spirale compie. Infine andremo a studiare la racchetta di regolazione. Quindi ora partiamo con il video. Eccoci qua, nella seconda parte del nostro racconto ci vogliamo focalizzare in modo particolare sul bilanciere e innanzitutto capire com'è possibile stabilire il tempo di oscillazione di un bilanciere. Allora, la prima precisazione importante da fare è che finora io per semplicità ho sempre parlato soltanto di bilanciere, dicendo per esempio che il tale bilanciere oscilla 18.000 alternanze. In realtà si dovrebbe parlare di gruppo bilanciere spirale. Ebbene, ogni bilanciere è progettato, dimensionato e può lavorare solo con la sua spirale. Pertanto vale, il detto: ad ogni bilanciere la sua spirale e ad ogni spirale il suo bilanciere. Questo perché il diametro e il peso del volantino è calcolato esattamente in base alla spirale, ovvero al suo coefficiente di elasticità, al tiro della spirale, tanto per capirci. La spirale, che a tutti gli effetti non è altro che una molla, come abbiamo visto, che talvolta spinge, talvolta tira. Questo in base al senso in cui gira il volantino, il bilanciere in quel momento. E quindi la forza della spirale, la forza di tiro della nostra spirale, della nostra molla, deve essere progettata in coppia con il suddetto volantino, in modo da arrivare ad avere l'oscillazione del bilanciere nell'arco di tempo prefissato, in modo da rispettare il numero di alternanze ora volute. Inoltre, il bilanciere, un altro aspetto fondamentale, una volta completo di asse chiaramente e anche del plateau con il dente, deve essere assolutamente bilanciato, quindi il baricentro. Il centro di peso, il baricentro, deve cadere sempre sull'asse. Questo è fondamentale. E negli orologi tradizionali, sul volantino possiamo spesso notare una serie di vitine. Queste che si notano qua sul volantino non sono altro che delle vitine che vengono chiamate viti di compensazione. Queste vitine vengono applicate inizialmente in fase di produzione per eccesso, perché poi quando il bilanciere viene testato si effettueranno diversi controlli, quello chiaramente dell'isocronismo, e poi verrà controllata la bilanciatura, come abbiamo detto, e viene effettuato il controllo che il tempo di oscillazione, quindi del nostro gruppo bilanciere spirale, sia esattamente quello prefissato. E nel caso fossero necessarie delle correzioni, si andrà ad agire limando queste vitine nei punti opportuni. Quindi, se fosse sbilanciato da un determinato lato, oppure se impiegasse più tempo per compiere l'oscillazione. Infatti, come ho detto, queste vitine vengono applicate per eccesso, perché alleggerendo il peso sul volantino, questo guadagnerebbe velocità nell'oscillazione. Per questo motivo si tendono a mettere per eccesso per poi andare ad alleggerire per correggere. Inoltre, queste vitine hanno anche una funzione di compensazione termica, ma questo è un altro argomento, quello della compensazione termica, che andremo a svolgere in un secondo tempo. Per ora lo lasciamo in sospeso. E per ora vogliamo più che altro soffermarci a guardare il nostro gruppo bilanciere, vogliamo vedere come lavora e gli altri organi che lo compongono innanzitutto. Quindi, come vedete qui, questo è il ponte del bilanciere e dopodiché abbiamo un rubino, che è questo qua centrale, dentro il quale poi si va ad infilare l'asse del bilanciere,
Chiaramente abbiamo un rubino anche dall'altra parte in corrispondenza, chiaramente deve essere speculare la cosa. E poi abbiamo il cosiddetto pitone, che è questo qua, che non è altro che un cilindretto in acciaio forato che si va ad infilare nel ponte ad incastro e poi viene fermato da questa pitarella. E questo cilindretto, come dicevo, è forato, infatti viene, si inserisce all'interno del foro ad incastro la spirale. Quindi questo è il punto di partenza della spirale ed è il punto fisso. Poi la spirale, tramite spire concentriche, va a svolgersi chiaramente attorno all'asse del bilanciere, per poi, come abbiamo visto nell'altro video, bloccarsi sull'asse del bilanciere tramite un'anella in ottone che si chiama virola, e quello è il punto mobile, è il punto in cui abbiamo l'oscillazione. Quella invece che vediamo qua in acciaio si chiama racchetta di regolazione, e come dice la parola stessa, l'importante compito di aggiustare la marcia dell'orologio. E se si agisce su questa parte, è possibile dunque muovere la racchetta e a destra o a sinistra. Infatti sul ponte vediamo che c'è l'indicazione di un più e di un meno, e sono dei riferimenti che ci indicano come dobbiamo agire per la nostra regolazione. E ora vediamo un po' come funziona dal punto di vista operativo questa regolazione tramite racchetta. Qual è proprio lo scopo della racchetta? Se la osserviamo da questa angolazione, quindi diciamo parallela al movimento, parallela al nostro volantino, possiamo vedere che vi sono due perni sottilissimi chiamati coppiglie, coppiglie di delimitazione, quindi due perni sottilissimi al centro dei quali passa la spirale, ovvero passa la prima spira, quella più esterna, ad un breve tratto subito dopo la partenza. Ora andiamo a vedere il moto del nostro bilanciere, però valutandolo questa volta non più dal punto di vista dell'ancora, ma lo andiamo a valutare dal punto di vista della spirale. Quindi quando l'orologio è a riposo, quindi è fermo e scarico ad esempio, la spira passa esattamente al centro della racchetta, e quindi al centro di quelle due coppiglie di regolazione, come si chiamano in gergo tecnico. Durante il moto oscillatorio del bilanciere, se lo osserviamo, come ho detto, dal punto di vista della spirale, quindi guardando il primo tratto visto da sopra, esso non rimane fermo, ma compie uno spostamento laterale. E questo perché quando il bilanciere compie l'oscillazione verso il suo punto massimo, andando verso destra, la spirale viene attorcigliata, tenderà ad attorcigliarsi intorno all'asse del bilanciere, e quindi noi notiamo che si sposta verso l'interno. Quindi quando il bilanciere invece compie la sua oscillazione verso il suo punto massimo nell'altro senso, quindi in senso antiorario, la spirale si tenderà a distendere, quindi avviene il contrario di quello che avveniva prima: anziché attorcigliarsi viene distesa. E quindi notiamo, sempre guardando in questo punto in prossimità della racchetta, notiamo che si sposta verso l'esterno questa volta, quindi avviene l'esatto contrario di prima. Questi due perni della racchetta hanno quindi l'importante compito di limitare il discostamento laterale della spirale in questo punto. Questa limitazione che effetto dà in concreto? L'effetto che si ottiene è che il lavoro elastico compiuto nel tratto iniziale di spirale, quindi dal pitone fino a qui, fino al punto in cui si trovano le due coppiglie di limitazione, la spirale ha un lavoro elastico in questo tratto iniziale limitato, quindi non è completo. Questa prima parte non può lavorare in modo completo, ma viene,
come si può vedere, limitata. Mentre da questo punto qui in poi possiamo vedere che la spirale lavora completamente. Ebbene, la conclusione qual è? Maggiore è il tratto di spirale che viene limitato, e quindi più corto sarà quello che lavora completamente, e in questa configurazione avremo una spirale più corta, quindi più reattiva, il bilanciere avrà un periodo più breve. Detta in parole semplici, l'orologio tenderà a correre. Tanto più invece la parte di spirale limitata, quindi sempre dal pitone alla racchetta, sarà corta, avremo una spirale più lunga che lavora e quindi più morbida, meno reattiva, il bilanciere tenderà a ritardare. Quindi più le due coppiglie che limitano la spirale saranno vicine al pitone e più l'orologio tenderà a ritardare. Più esse saranno lontano dal pitone e più l'orologio tenderà a correre. Questo quindi è il principio di regolazione del bilanciere tramite racchetta. Un altro sistema, sempre relativamente alle coppiglie di regolazione, per lavorare sulla marcia del nostro orologio, quindi per andare ad influenzare il ritardo o l'accelerazione del nostro orologio, può essere anche quello di andare a stringere, quindi avvicinare o allontanare tra loro le due coppiglie di regolazione. Infatti, una volta che abbiamo appreso quella che è lo scopo, quello che è il funzionamento di queste due coppiglie di regolazione e il comportamento della spirale, ci pare quindi chiaro che se noi andiamo ad avvicinare le due coppiglie di regolazione tra di loro e quindi diamo meno spazio di scostamento laterale alla spirale, avremo una marcia accelerata. Questo perché? Perché il primo tratto, quello limitato, della nostra spirale lavorerà molto meno. Se noi invece andiamo ad allontanare le due coppiglie di regolazione senza spostare la racchetta, lasciandola sempre lì, quindi mantenendo sempre uguale in lunghezza il tratto iniziale, il tratto limitato della nostra spirale, ma se andiamo ad allontanare le due coppiglie di regolazione, questo nostro tratto iniziale avrà più modo di lavorare, avrà più possibilità di scostamento laterale, quindi la spirale in questo tratto iniziale lavorerà di più e di conseguenza il nostro orologio tenderà a ritardare rispetto alla configurazione detta in precedenza. E dunque si chiude qua il nostro racconto relativo allo scappamento d'ancora e bilanciere. Allora, abbiamo visto quelle che sono le nozioni base su questi organi fondamentali per il funzionamento di un orologio meccanico. Quella che vi ho fatto vedere è la configurazione più classica, più semplice, più basilare, oserei dire, di tutte. E in futuro andremo anche a vedere altri tipi di calibri con delle soluzioni tecniche diverse, più raffinate, più moderne, bilancieri speciali, sistemi di regolazioni più raffinati e più complessi. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato di buona comprensione, e in tal caso vi invito come sempre a mettere un like e ad iscrivervi al canale. Ciao a tutti e grazie.